Buonasera a tutti dal congresso, dal decimo congresso di Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Pino Giannini che insieme a Mina Welby ha scritto un libro, L'ultimo gesto d'amore. Pino, ci vuoi parlare del tuo libro e soprattutto delle motivazioni che ti hanno spinto a scriverlo? Beh, l'ultimo gesto d'amore nasce essenzialmente dalla volontà di declinare l'amore in una maniera, diciamo, altra. E quindi ho pensato di affrontare e di ricondurre la vicenda di Mina e di Piero Welby all'interno appunto di un contesto assolutamente d'amore, perché la scelta di Mina di assecondare il volere di Pier Giorgio nella sua dipartita è stato secondo me un assoluto gesto d'amore. Questo perché Piero non si è limitato a chiedere il rispetto della sua volontà, ma ha chiesto a Mina ancora una volta, come era stato nell'amore, come era stato nella vita, la condivisione. Ecco, quindi l'elemento centrale del libro ruota proprio intorno al concetto della condivisione d'amore. Quindi secondo quello che tu scrivi, in pratica quello che ha condiviso è stato, quella che ha condiviso è stata Mina alla fine, della scelta di Pier Giorgio di porre fine alla sua vita, e quindi questo gesto, il gesto di accompagnare Pino, è stato questo l'ultimo gesto d'amore? Sì, il ruolo e la posizione di Mina è stata particolarmente difficile e complessa, perché tendenzialmente si ha sempre grandissime difficoltà nel lasciare andare la persona che si ama, e soprattutto se questa persona che poi lo invoca e lo chiede con forza. Quindi bisogna passare in un piano altro rispetto a quello dell'amore, ecco, normalmente inteso, andare assolutamente oltre, comprendere le ragioni dell'altra persona fino in fondo e appunto appoggiarle. Sapendo che Mina è una persona religiosa, quanto secondo te può contare per una persona che comunque è credente la possibilità in questo caso di lasciare andare una persona al suo destino, molti dicono per non farla soffrire, ma è anche un controsenso poi, perché la Chiesa dice è il corpo del malato, ma il motto, diciamo, è quello dal corpo dei malati alla politica. È un discorso unico che si può fare. Allora, diciamo che secondo me Mina ha vissuto e vive in maniera assolutamente intelligente la fede, nel senso che dopo la fede deve per forza fare i conti con la realtà, e c'è un limite e una sfera invalicabile che è quella dell'individuo. Quindi Mina ha deciso di vivere la sua religiosità anche passando attraverso questo gesto. Lei non ha mai dichiarato di sentirsi non cattolica per il gesto che ha compiuto insieme a Piero, anzi più volte ha detto la mia chiesa è diversa, è un'altra chiesa, quindi se è così va bene, ben venga anche questo modo di rapportarsi alla religiosità. Nel tuo libro si parla naturalmente di Piero e del rapporto con Mina. Tu che comunque hai conosciuto Mina e conosci Mina, che persona è, oltre all'aspetto del fine vita e quindi del testamento biologico? Tu che la conosci, qualcosa che ti ha colpito tanto di Mina? Ci puoi raccontare un aneddoto, qualcosa? Allora, quello che mi ha colpito, diciamo, mi colpisce di più di Mina è questa ambivalenza appunto di una persona particolarmente pacata, ma allo stesso tempo molto molto decisa, soprattutto appunto sulle questioni che l'hanno toccata e l'hanno riguardata più da vicino. Lei è in prima linea rispetto al tema del testamento biologico, con l'istituzione dei registri del testamento biologico, di cui è stata assolutamente promotrice, e quindi riesce ad avere una grandissima, come dire, forza e allo stesso tempo delicatezza, diciamo, nel rapportarsi con le altre persone quando va in giro per l'Italia. Mi è capitato più volte appunto di seguirla. Riesce a destare l'attenzione, a suscitare l'attenzione degli interlocutori proprio per questo suo modo di porsi molto pacato, però non per questo non incisivo. Ecco, questo è l'aspetto più interessante. C'è qualche domanda particolare che ti è stata posta nelle conferenze, nelle presentazioni del tuo libro, da qualcuno che comunque ti è rimasta impressa e a cui hai dato magari una risposta e che potresti comunque riproporci?
Forse la domanda un po' più strana, se vogliamo, qualcuno mi ha chiesto come mai mi fossi interessato così giovane, tra virgolette, ad un tema di morte, o un tema da considerare per certi versi un tema cupo. Io credo che la vita e la morte facciano parte entrambe della vita, e proprio per questo motivo anche nel libro parliamo spesso del vivere e del morire come di due condizioni assolutamente terrene. Dal momento che sono una persona che vive, allo stesso tempo credo di avere, come dire, l'obbligo di occuparmi anche di una parte, di una fase della vita che è anche la morte. Vogliamo ricordare ai nostri amici web ascoltatori che siamo al congresso dei radicali, il 10° congresso dei radicali, dove c'è anche un banchetto dell'associazione Luca Coscioni, e c'è la possibilità anche di iscriversi alla Luca Coscioni versando un'iscrizione di 100 euro che comunque serve a sostenere le iniziative della Luca Coscioni, e che al banchetto troveremo Patrizia disponibile non soltanto a dare la possibilità di iscriversi, ma a presentare gli altri libri, l'ultimo per esempio pubblicato postumo da Mina Welby, che è relativo insomma a Pier Giorgio Welby. Ocean Terminal, sì, è disponibile qui al banchetto, appunto, anche il libro Ocean Terminal, che il libro postumo di Piero, un libro molto introspettivo, e che però manifesta secondo me la grandezza letteraria di Piero, ecco perché nel nostro libro abbiamo fatto una ricostruzione un po' diversa, filtrata, mentre nel libro Ocean Termina troviamo proprio Piero, qual è il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, e quindi consiglio a tutti di comprare anche Ocean Termina, che è un ottimo libro, edito a Castelvecchi. Io invece ringrazio Pino Giannini per averci concesso l'intervista su Web TV Radicale, e soprattutto voglio far vedere ai web ascoltatori il libro L'ultimo gesto d'amore di Mina Welby e naturalmente di Pino Giannini. Grazie a tutti e buon proseguimento di congresso. Grazie.